andare fuori e vivere altre realtà come quelle di una città abbastanza grossa, ovviamente è affascinante. Poi crescendo magari si ritorna un po' ad avere quelle nostalgie passate, preferisce alla città sicuramente vivere in questo posto dove siamo, così a contatto con la natura. Vivere qui è bellissimo, ritornare soprattutto e vivere la campagna, l'attività agricola, quindi non solo come attività lavorativa, ma come stile di vita, mi piace ed è molto soddisfacente. Ci troviamo a Rossano, in provincia di Cosenza. L'azienda dove ci troviamo è la mia attività agricola con la produzione principalmente di olive e agrumi. Abbiamo inserito all'interno dell'azienda questo nuovo progetto, ha una sua connotazione, Biortilia, dedicandolo esclusivamente alla produzione e quindi alla vendita diretta locale di ortaggi e verdura certificati in bio. All'interno dell'azienda accogliamo i nostri clienti che attraverso la vendita diretta vogliono venire a scegliere i nostri prodotti, vengono qui anche a vedere un po' quello che facciamo, come lo svolgiamo. L'attività dell'azienda con me è la terza generazione. Perché prima i nonni, poi i genitori, poi io invece sono subentrato dove ne ho fatto l'attività principale dedicandomi a 360 gradi a quella che è la vita in campagna e quindi all'attività agricola. Dopo aver trascorso un periodo di studi fuori in Sicilia, a Catania, ho iniziato a lavorarci a regime dal 2012. All'inizio è stata un po' dura riprendere in mano un po' tutta la situazione. Poi apportando quelle che sono un po' le novità, quindi attraverso l'orto, per esempio, invece la risposta è stata abbastanza e subito positiva, perché comunque c'è stato subito entusiasmo e quindi il progetto è piaciuto sin dall'inizio. In uno spazio ristretto, non tanto ristretto, riusciamo ad avere la coltivazione di 26 varietà diverse circa. E il bello è che avere il terreno in pianura, in una posizione molto privilegiata, ci dà l'opportunità di riuscire a coltivare gli ortaggi quasi in asciutta. Riusciamo a non impiegare l'acqua per condurre la coltivazione. Idem per quanto riguarda le pratiche agricole inerenti all'orto. Lungo le fila degli ortaggi c'è sempre un residuo di erba, questo è per mantenere naturalmente un'umidità, ma creare soprattutto un ambiente idoneo a quelli che possono essere i parassiti che possono attaccare le varie piante, riuscire a creargli un habitat ideale anche per loro, quindi non avere o vedere l'orto in maniera sterile. Uno dei tanti, che non è un parassita, ma anzi è bello a vedersi, è l'orto pieno di coccinelle, che sono indicatori biologici eccezionali e riescono a contrastare, per esempio, quelli che sono le cocciniglie, gli afidi e altri insetti che possono colpire le colture. Quello che noi riusciamo a fare oggi, un po' per passione, è avere per l'orto un approccio biodinamico e rispettare quelli che sono un po' i calendari biodinamici dei trapianti e degli interventi ed avere anche la possibilità in azienda di autoprodurci alcune sostanze che vengono utilizzate in biodinamica come i macerati di Equiseto, di Ortica e di altri. Sul territorio esistono molte realtà agricole ormai condotte da giovani che riescono a creare nell'azienda valore aggiunto e quindi a dedicarsi come attività a 360 gradi con risvolti molto positivi e interessanti. Italia che cambia per me è rendersi sempre più consapevoli e dirigersi verso sempre le cose positive. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.